Eccoci qua, buonasera e benvenuti amici di Cultura, del progetto Cultura, benvenuti all'intervista con Sean Bruschini e questa sera abbiamo qui con noi Marco Nocera, da Ciao! Brindisi. Da Brindisi con cura e da Viappi, esattamente. Oh, bellissimo. Allora, ci siamo già visti anche in altri contesti, abbiamo avuto modo di disquisire del più e del meno, ma soprattutto a livello artistico di quello che hai fatto, che è una bella carriera. Tra l'altro io qui ho, eccolo qua, eccolo qua, Marco Nocera. Ecco, L'ultima delle mie sofferenze. una delle fatiche di Ercole, perché comunque un bel lavoro, complimenti. Look ahead, guardare Guarda avanti. avanti, cioè guarda avanti, forza ragazzi. Poi noi siamo pure ciecati, quindi insomma, Sì, no, a me si è appannata la lente di testa, non so perché ogni tanto gli occhiali prendono e sbloccano, cioè potrei pure essere senza perché mi sono operato al laser, quindi va bene così. vabbè, dai, ottimo. Facciamo un po' Ottimo. tipo la vecchia giornata. Allegria, signori! Te lo chiedo, te lo chiedo. Sì, Allora, a voglia. Marco, io ho letto quello che hai fatto, quindi non ho più neanche bisogno di andare a vedere e tenere sotto mano Questo parla da memoria. sugli altri schermi, no? Il gobbo, le cose per vedere i suggerimenti. Allora, io sono rimasto molto sorpreso perché poi oggi ho avuto una bellissima conversazione con un uomo che da 40 anni è Rai, che ricerca i talenti, eccetera, e che mi diceva, dice, ma tu lo sai che... Dice, io generalmente vado in giro a cercare i talenti, cose del genere. Dice, ma lo sai che generalmente chi diventa un talento poi ha iniziato da bambino, magari i genitori gli regalavano uno strumento musicale. Io ho detto, fermati, che io proprio ieri sera ho parlato con un ragazzo, che eccolo qua, Marco Nocera, e quindi ci siamo messi a parlare anche un po' di te. Ho detto, ho parlato di Marco Nocera, che leggevo nella sua bio che da bambino regali di qua, regali di là. Non combinate di mascelli. E lo vedi che ma che funziona? Io all'età di 5 anni mi hanno regalato una macchina per scrivere e quindi alla fine sono diventato uno scrittore e un giornalista. Io non lo so, però ci sarà qualcosa nel DNA, come diceva un altro amico, Credo di sì, Sergio credo di Leone. sì. È palese, perché uno, cioè, non è che diciamo, si improvvisa qualcosa, se già per dirti già all'età di 1 o 2 anni ero appassionato già di musica, già il primo regalo è stato delle cuffie da bambino perché mi piaceva già la musica già 1 o 2 anni. Ma lo Per vedi esempio, che è DNA? il segreto d'Estara è diciamo, uno dei brani pilastra della mia infanzia, perché era in pratica quello che mi lasciava, mi mandava in testa proprio. Allora, ma è pure vero che se ti fanno quel genere di regali, vuol dire che uno è perché sa che cosa regalare a quel bambino, no? Perché sa che già predilige, ha di diversi interessi. Vero, E tu già da giovanissima, a 8 anni, che hai fatto a 8 anni? Che facevi a 8 vero, vero, vero. No, ancora prima, perché vorrei andare un po' prima. A 7 anni avevo già la macchina fotografica reflex. anni? Hai Quindi capito? ho già detto tutto. Poi la radio è stata un po' un Esperienza passo di con la curiosità, radio. perché ho messo in crisi i miei genitori, ho compagnia, a vedere com'era fatta una radio sistrisso, che peraltro non so farla apposta. Oggi pomeriggio mi sono sentito qui una delle prime persone che mi ha accolto in radio, che adesso c'è un'agenzia di comunicazione, stiamo collaborando per un'altra cosa a livello di video marketing. Quindi vedi un po' come è strano il mondo, che poi alla fine lui mi conobbe, mi disse: Marco, tu ti slancerai e andrai avanti a gambe levate, cioè ovviamente poi ho detto a gambe levate perché mi sta seguendo un qualche cane o perché ho la rinascita di corno. Ho detto beh, vedi un po' tu. No, però ti sei districato bene, no? Perché non è Sì. facile nel marasma sia delle radio, delle emittenti e poi degli editori, poi hai avuto insomma
No, non parlo di fortuna, cioè c'è il talento, perché il talento è importante. È vero che a volte serve La anche il talento. cocciutaggine, ecco, sono e sono ancora tuttora cocciuto, Sì. testardo. A volte anche mi discapito, per carità, perché Bisogna qualche essere volta. risoluti e decisi. Allora, Sì. questo progetto bellissimo di questo CD, che è targato etichetta Music Music Force, Force. e noi mandiamo i saluti a Alessandro Carletto Orsini, che salutiamo. Ciao Alessandro, ciao. Grazie di cuore anche per la pazienza, perché con lui anche sono una pallina impazzita, ecco. E salutiamo anche la Aerum. Che vogliamo dire dell'Aerum? Sì. Allora, Aerum è una società, anzi una holding di società, che è un progetto che punta al discorso dell'ecosostenibilità a livello industriale. E oltre a quello cerca anche di portare un po' il senso della cultura, dell'aggregazione, anche perché fare industria, lo abbiamo scoperto anche in questi ultimi 2 anni con il lavoro agile, porta anche la necessità di essere delle persone, degli individui sociali. Praticamente in questi ultimi 2 anni che cosa è successo? Ci hanno chiusi nel gabbio, come si suol dire, quarantene su quarantene, paura del Covid, segregazione domestica, se così possiamo dire. E quindi che cosa succede? Purtroppo tutto si allenta, tutti si distraggono da quello che è un filone comune che porta alla fine un'azienda, alla fine di comunicare tra di noi, contatto della persona. E anche un incremento, un consumo di fine giorno, alla fine, va, ecco. Bellissimo, comunque vabbè, noi ringraziamo quindi da parte di tutti per questo contributo dell'Aerum. Anche il mio ora anche ringrazio l'ufficio stampa che mi ha sopportato, Ecco. Nicolo Russo e Laria Lentizzi. Lo conosciuti Distributori. peraltro sempre in quanto sarà di fuori, come fa la posta. È molto bello, mi piace, a livello grafico è stato studiato bene. Allora, all'interno, vedete Marco qui in totale relax, che guarda verso Chissà che cosa guardavo, non mi ricordo comunque io. l'orizzonte, dice guardiamo avanti, ok, e dice così: questo è un viaggio nelle sensazioni di attimi di vita che ci caratterizzano, incontrando persone, condividendo spazi, emozioni e il nostro tempo, come accade quando si parte verso nuove destinazioni, con un bagaglio pieno di ricordi e la voglia di costruire qualcosa dettato dai propri sogni e dalle aspettative, dalla voglia di libertà e dal desiderio della passione, ma anche da delusioni amorose e non solo. E tutto ciò porta a guardare sempre avanti per non lasciare nulla al passato, nemmeno la più piccola emozione. Quindi guardiamo sempre avanti. Ecco qua. Ed è molto esplicito il messaggio. È bello parlare anche di sogni, no? Perché comunque i Sì, sogni aiutano a guardare avanti, è vero certo, assolutamente sì, perché quando uno idealizza un concetto, un qualcosa che magari al momento può anche essere astratto, però fa in modo che poi quella cosa diventi qualcosa di reale. Idealizzare e realizzare è come appunto un brano, tu lo pensi, lo scrivi, lo suoni, lo rendi accessibile e fruibile al pubblico. Proprio se vogliamo andare nel contesto della musica, ecco. Come anche un dipinto, vedi un qualcosa, lo immagini, o anche che sia astratto, lo immagini, lo stendi su una tela o anche su un foglio, che sia magari una schizzo, che ti voglia, e lo rendi concreto. Idealizzare e realizzare. ottimo. E quindi è un bel percorso abbastanza difficile, diciamo, perché alla fine uno deve essere convinto di quello che fa. Tu comunque hai avuto tutto un percorso attraverso le radio, no? Cioè queste realtà locali che comunque hanno, che magari erano pure piccole, ma a Radio Ciccioriccio, se non sbaglio, non trasmette solo a Brindisi, stiamo parlando di una No, è un bacino di utenza molto, molto ampio. Molto ampio, già all'epoca in cui avevo iniziato io, che appunto iniziato, cioè, sono entrato quasi a gamba tesa, però sempre ho partecipato più come ospite,
Ero sempre un po' borderline perché piombavo come un po' un prezzemolino. Un prezzemolino anche di una certa età che però alla fine ho cercato di collaborare dove potevo. Poi, Era il ovviamente, 2007-2008 che avevi portato il tuo primo inedito, quando era? Allora. nel 2007, però ovviamente è un po' passato, l'ho fatto un po' passare. Non dico inosservato, era semplicemente un mio sfizio che passasse in radio, anche se potesse essere le 11 di sera, la mezzanotte, l'una, non è che conta, è una soddisfazione personale. E poi un altro brano. E quello è stato un po' un trampolino, diciamo, no? Di lancio, perché da lì poi gli esiti, come sono andate le cose? C'è stato un E successo? poi andavo un po' a singhiozzo, perché che cosa è successo? Perché alla fine poi ero più attratto dal lato della televisione, perché in questo periodo stavo lavorando un po' anche ad avviare quella che è stata la mia impresa più, diciamo, solida, che mi ha portato a fare cortometraggi, videoclip musicali e a girare anche appunto gli altri miei brani, che poi è tutto nato curiosamente dal comporre le colonne sonore per uno o più miei cortometraggi. E da lì ho detto, beh, che comporre colonne sonore? Vediamo che succede se qualcosa riesco a portarlo nella realtà. Perché poi, per farti l'esempio, il brano, quello lì che ho fatto passare tantissimi anni fa su Torino, si chiamava Hate Love, in cui il progetto iniziale del videoclip, poi lo stesso cortometraggio che si chiama L'ombra nascosta, che è un film che tratta del problema dell'omofobia e della violenza sulle donne, che ha raggiunto su YouTube oltre 100.000 visualizzazioni. Mamma mia, cioè, incredibile. È un giro strano, lo so, è un giro abbastanza strano, ecco. Quindi, Ma attualmente invece a cosa stai lavorando? Perché voglio dire, il CD di cui abbiamo parlato non è il primo, no? Questo non è il tuo primo no, CD, questo è il secondo. il primo però l'ho fatto certamente in digitale perché non era ancora pronto a un lancio fisico, in quanto lavoravo a bordo della navicella da crociera, quindi non potevo sdoppiarmi, già mi sdoppiavo da lì a bordo, quindi ed è stata più una raccolta di singoli che è possibile comunque trovare su Spotify, Amazon, un po' dappertutto, va? E tu lavori con questo, cioè deve essere sempre un filo conduttore, no? Tra un brano e l'altro, e quindi all'interno di uno stesso CD. E come nasce però questa ricerca? Cioè, voglio dire, uno la È elabora, viene elaborata Sì, la sua ricerca. elabora un po' di emozioni, perché lì, per esempio, andiamo un attimo a ritroso, se me lo concedi. Parliamo di Home and Armature, che è l'album precedente, anzi la raccolta precedente, che è uscita nel 2019. In pratica è una raccolta di vari singoli, però a parte qualche brano che era unicamente nell'album, quale appunto Home Atmosphere. Un po' racconta un po' il percorso tra uno sguardo nostalgico, la sensazione di essere a casa, quindi come un'atmosfera, aria di casa, ecco, e poi varie altre situazioni, un primo approccio della passione, diciamo. Ah, poi ci sta anche Hater Love, che avevi visitata, ovviamente, ti aggiornata, la traccia rossa di Home Atmosphere. E gli altri brani singoli che ho fatto tra la delusione di Tenina Spike, la forza di credere in se stessi in Won't Be the Second, sarebbe, non sarò mai secondo o la scelta alternativa di qualcun altro. E quindi poi si conduce a Luca Head, che inizialmente un brano Luca Head lo volevo includere in Home Atmosphere, e poi la mancanza di tempo non mi ha concesso, diciamo, certi benefici. Ma grazie a quest'album, a Home Atmosphere, ho potuto incontrare Alessandro.
tramite un contatto in comune che, parla, che è Simone Nani, Simon Jay, che è un mio carissimo amico dei tempi in cui stavo nel 2003 a Radio Dara, e da lì poi ci siamo ritrovati anche in altre emittenti radio, e questa è stata una cosa molto bella perché abbiamo appunto mantenuto i contatti per varie citazioni, diciamo. E ecco, la cosa bella, la radio, la musica porta amicizia, ecco. Quanto tempo ci è voluto a partorire? Perché ho sentito comunque pareri molto contrastanti, no? Tra artisti, sì, cantautori, no? C'è chi ti partorisce, sì, un'opera durante il lockdown, chi invece nei momenti di apertura non riesce, sì, a lavorare perché non ha l'ispirazione, poi lo chiude in casa. Vero, assolutamente vero. Allora, l'Ukahend è nato un po' in un periodo abbastanza randomico per alcuni passi, per alcuni brani. Per dirti, la prima traccia, Silent Emotion, inizialmente si chiamava in un'altra maniera ed è scritta in tempi non sospetti. Abbiamo il 2006 e si chiamava in un'altra maniera. Però poi ho fatto variare un po' di situazioni. Inizialmente come traccia era improntata ad un genere dance house abbastanza scarno, però quando ho sentito quella voce di David Zeppieri, ho detto no, qua cambiamo di nuovo schema, ed è sparato questo bel dubstep bello corposo, che ogni volta che quando era sotto brano mi viene in mente il caffè. Perché il caffè della prima mattina è bello, bello corposo, la visione di ambiente con la stessa sostanziosa. È come se Silent Emotion fosse la colazione per chi ascolta l'album, ecco. Perché il primo passo che fai durante la mattina che cos'è? Ti prendi il caffè, fai la colazione, tutto il biscotto e vai avanti. E quindi apri le danze. È un po' una canzone strana, no? No, condivido, perché una volta ci realizzai un video proprio su questo, cioè sul primo caffè, quindi condivido pienamente quello che stai dicendo, è da qualcosa di catartico e purificatore, perché è di apotropaico, perché c'è pure una funzione un po' magica all'interno del rituale del caffè. Non so se avete mai assistito, parlo un po' a tutti in generale, al rituale del tè presso i coreani, i cinesi, eccetera, no? In cui c'è una persona specifica in casa che lo fa. Tu hai fatto questo esempio del caffè, come per dire, c'è tutta una preparazione che comunque dietro un lavoro così colossale, che fisicamente quando poi uno entra in uno store, perché poi il CD lo troverete in tutti gli store e online. Se volete sapere di più comunque su Marco Nocera, andate anche sul sito, a parte consultare la sua pagina, sì, personale, perché vabbè, vorrei più convogliare sui social, perché ovviamente il sito purtroppo è una ormai viene considerato più un biglietto statico, no? Mentre sui social c'è l'interattività, anche perché a me non piace stare fermo lì, a me piace interagire, ma è che non mi piace collocarmi su un piedistallo come fanno altri, alcuni artisti che purtroppo, anche se magari c'è ancora in rampa di lancio, se la credono, no? Quindi dico, ah, ma io quello ho fatto, si capito un po', ma tanto io anche a crederci, va? No? Ecco. I social, da un lato, hanno ucciso i siti internet, perché comunque anche quelli più dinamici alla fine sono statici, cioè vai lì, interagisci ben poco, mentre andando sui social puoi interagire direttamente con la persona, e non solo con lui, ma anche con le persone a lui associate, connesse, e via dicendo, e quindi è straordinario. Per cui, voglio dire, Marco Nocera, lo trovate anche su Facebook, e su Instagram. Ho per Marco Nocera Official su Instagram. Instagram Marco Nocera Official. Poi c'era anche su EU, che è il sito internet. Sì, siamo, se non anche su Twitter, Marco Nocera 1985, non mi ricordo, ma io guarda, cioè, ci sono tante citazioni che a volte spuncono perché sono quasi tanti social. Ora ci ho provato anche un po' TikTok, ma a volte se ne fa un uso un po' così considerato dei social da parte di tanti che lo vedono come
un trampolino di lancio di monetizzazione. A me non è niente ragazzi di tanto, per me è un mezzo di comunicazione che ho usato con i giusti principi e le dovute cautele. Marco, noi ti siamo grati per questa tua partecipazione, per questa tua presenza, sei molto simpatico, sei bravo, e anche le persone che hai intorno che ti hanno aiutato a costruire questo lavoro sono brave. Io sono grato anche io tantissimo. Ora vedete il cartellino qui accanto a me sullo schermo che dice iscrivetevi al canale, fatelo perché così riceverete la notifica in tempo reale quando stiamo per trasmettere. E ricordo a tutti brevemente che il progetto Cultura nasce da artisti, per gli artisti e per gli amanti dell'arte. È un progetto basato sulla condivisione a livello mondiale e internazionale. E, detto questo, noi in questo momento vorrei, dopo aver ringraziato Marco per la sua partecipazione stupenda a questa trasmissione e ringraziare anche la Music Force e tutte le persone che hanno reso possibile questo lavoro per Marco, perché noi vogliamo che il lavoro di Marco possa viaggiare anche attraverso il nostro canale e arrivare ovunque, visto che gli artisti che sono presenti nella nostra rete Cultura amano condividere il lavoro di chi entra nel nostro circuito, per cui è tutta una maglia, un intreccio, e l'hai visto tu quando sei passato in diretta ieri sera con noi. Il giovedì sera trasmettiamo appunto un talk show dal titolo Va Pensiero, dove autori, artisti, amanti della cultura, anche curiosi o guardoni vengono, dico anche guardoni, i guardoni dell'arte, questo mi piace. Mi è capitato una volta durante una trasmissione in diretta che una persona di colore, non mi ricordo più di quale paese del mondo, è entrato nella diretta, è rimasto lì, non ha detto una parola dall'inizio alla fine. Allora a un certo punto io ho detto, dico no, vorrei sapere che lingua parli, se possiamo parlare, capire chi sei, che fai. Dice no, io non sono un artista, voglio solo guardare, osservare. Io ho detto guarda, potevi osservare la trasmissione anche da fuori, comunque la puoi osservare partecipando alla videoconferenza, va benissimo uguale. È straordinario il mondo dell'arte e della cultura. Noi vogliamo ringraziarti Marco, grazie mille per essere stato con noi all'intervista. E grazie a te. Sei di casa, quindi quando vuoi, insomma, puoi venirci a trovare e ci ritroveremo sicuramente. E l'invito è aperto anche a tutti gli altri artisti che volessero essere intervistati o partecipare, entrare a far parte di questo circuito di condivisione mondiale. Un abbraccio a tutti. Buonasera a tutti, arrivederci, a presto.